Una delle esportazioni più comuni che ci troveremo a fare è quella di un'esportazione di un file dedicato al web. Beh, di sicuro per esportare un file dedicato al web utilizzeremo un codec che è l'H264, codec molto versatile ed è praticamente ormai diventato uno standard per il web e abbiamo un'infinità di possibilità di, um, di personalizzazione. Abbiamo innanzitutto tutta una serie di preset già preimpostati anche per tutti i vari social network o come io preferisco lavorare, vado a personalizzarmi quello che è il mio codec d'esportazione. Naturalmente abbiamo tutta la prima parte dedicata al fotogramma della nostra immagine che di base viene richiamata dalla nostra sequenza di montaggio, scendendo un pochino più in basso il pannello dove voglio soffermarmi di più è quello del, dedicato al bitrate. Abbiamo tre possibilità, il CBR che sta per constant bitrate, quindi un bitrate costante, Abbiamo poi il VBR che è il variable bitrate ed è quello che ci permette di avere un file di dimensioni più piccole perché genera un file con un bitrate variabile ad una passata e a due passate. Cosa significa una passata e due passate? Che verrà realizzato nel primo caso un bitrate variabile, quindi in base alla complessità del nostro fotogramma andremo a andrà a realizzare un bitrate dedicato. E farà un solo passaggio di codifica. Mentre nel secondo caso ci metterà molto più tempo. Ma farà due passaggi di verifica per ogni fotogramma così da ottenere un risultato ancora più accurato. Oppure c'è la terza opzione, che è quella che io preferisco per l'utilizzo dell'H264, perché il frame rate variabile è sì, un ottimo compromesso. Ma ci sono delle circostanze dove io preferisco avere un bitrate sempre costante. E l'unico valore che ci va ci viene chiesto di modificare è proprio il bitrate di destinazione, cioè dec decidere quanto deve essere pesante il nostro bitrate, quante informazioni vogliamo dare ad ogni singolo secondo. Per un utilizzo di un file H2S4 sul proprio computer, di un file in HD, io consiglio di utilizzare 20 megabit per secondo. Se si deve pubblicare invece su YouTube basteranno un 15 megabit per secondo. Se invece si sta esportando un file in 4K in H2S4, quello che si consiglia è di utilizzare 40 megabits per secondo. Quindi queste sono le tre regole. Per YouTube o Social Network possiamo utilizzare 15 per un utilizzo. Diciamo casalingo sul proprio computer o per la, per la propria tv, quindi con la, con la pennetta possiamo utilizzare 20 megabit per secondo. Se saliamo di fotogramma, quindi abbiamo un fotogramma più grande, andiamo su 40 megabit per secondo. Naturalmente, in base a questo valore, Adobe Premiere Pro ci stabilirà quella che sarà una dimensione stimata del nostro file, quindi possiamo anche andare a renderci conto, abbassando e alzando questo valore, il nostro file su per giù che peso avrà. Tutte le altre impostazioni rimangono su per giù le stesse, dette nella lezione dedicata alla panoramica dell'esportazione, abbiamo soltanto la possibilità di scegliere il formato di codifica dell'audio, se sia un MPEG o se sia una ASI. Io di norma utilizzo il formato assi perché è perfettamente compatibile con qualsiasi player.